Allora, benedetto, andiamo avanti. Torah, Tet Vav 15, la parte 3. Veshore Shaira, parlavamo delle paure cadute, perché ho iniziato a registrare, quindi chi vuole... Allora, Veshore Shaira è la radice del timore è nella Dat. Cosa vuol dire? La Dat è nella consapevolezza, che è questa parte, la parte posteriore del cervello. Quindi, come si dice... Quindi vuol dire che la radice del timore nella Dat, Rabbeinu ci insegna che non bisogna aver paura da stupido, ok? Cioè, come tradurlo è da... Il nostro lavoro è avere timore col cervello. Cosa vuol dire? Che ti fermi, ragioni quanto è grande Dio, quanto è grande, quanto tutto dipende da Lui, quanto è enorme, ed è solo Lui che muove tutto, nahon? Credi che Dio manda le punizioni o cose del genere? Parlavamo l'altro giorno... Che un ragazzo mi diceva, ah, sai che Dio ci ha mandato questa cosa qua per questo, per quel motivo? Diciamo, se tu credi che Dio ti manda le disgrazie perché ti comporti bene o ti comporti male, cioè perché una persona si comporta male, allora sai, dice, adesso Dio vuole chiudere con me il conto. No, non è così, perché Dio, anche quando ti comporti il top del top, sei uno scherzo, non lo stai neanche servendo, ok? Quindi pensare così è anche quello ego. Ogni volta che Kadosh Baruch Hu ci riempie di regali. La radice del timore deve essere nel cervello. Devi capirla col cervello. Come c'è scritto? Etzachaim, come si dice? Del Marchu, Rabbi Chaim Vital, che era l'allievo della Rizal, dice... che le lettere Manzapach, che sono le lettere doppie nell'alfabeto ebraico, per chi non lo sa, per una parentesi molto veloce, ci sono queste ultime lettere che sono Mem, Nun, Tzadik, Pei, Chaf, che esistono sia quando le scrivi, esiste la Mem normale, e poi c'è la Mem finale, scusa, che è quadrata, o la Nun è scritta così, mentre la Nun finale è lunga. Quando la lettera la metti alla fine della parola, diventa... prende un'altra forma e ha un altro valore anche numerico le lettere, queste cinque lettere si chiamano Manzapar, sono le lettere finali. Che valore numerico ha? No, per esempio il 4, la Mem normale è 40, mentre se la prendi finale è 400. Otapam, ci sono i Mekuvalim che te la calcolano anche a volte 40 e 40, anche te la calcolano uguale come 40, perché comunque è la mem, però poi da lì, perché l'ultima lettera è la taf a 400, poi la mem è 500 e così via, 600, 700. Okay. Vale, queste lettere qua le mettono tutte insieme e fa la parola Manzapar. Manzapar sono in realtà 5 lettere che sono le lettere finali. Faccio l'esempio, per esempio, mio figlio, che i miei figli che studiano in un Talmud Torah dove sono Ashkenazim, e tipo da quando Nachman il piccolo Noam che ha imparato a leggere, la chiama Mem, la Mem, e poi la chiama Endemem, dalla parola End, vuol dire finale, Mem finale, quindi la chiama Endemem, Endenun, Endechav. Aval, queste lettere qui sono le lettere doppie nel Aleph Bet, quindi vuol dire nell'alfabeto, ok? E queste rappresentano la gvura, vuol dire la caratteristica del duro e del timore, ok? Ve'u bedat dezerampin. Qua sono un po', è più difficile spiegare queste cose in particolare via video, però proviamoci un attimo. In pratica ci sono 10 sfirot, vuol dire che sono 10 come canali, 10 sfirot. Chi vuole poi pian piano se le guarda, però è Kabbalah, quindi la devi ricevere, non è una cosa che posso spiegare e uno capisce così al volo. E poi, aprendo una parentesi, io non ne capisco niente, non so niente, ok? Ma ci sono 10 sfirot che da cui scende giù la Shefa, come la chiami, l'abbondanza spirituale, ok? O anche l'abbondanza quella materiale. E queste 10 sfirot sono
Chochma Bina Dat, Chochma è la parte destra, Bina la parte sinistra, Dat è la parte dietro, il cervelletto, diciamo, se tu le metti parallele all'uomo, però possono essere nei mondi e così via. E quindi abbiamo Chochma Bina Dat, Chesed Gvura Tiferet, Netzar Hod Yesod Umalchut, sono le 10 Sfirot. E queste Sfirot, 6 di queste Sfirot, quelle basse, che si chiamano dal Chesed fino agli Yesod, che è il fondamento, si chiamano Zeranpin. Queste si chiamano Zeranpin, che sono la parte maschile, diciamo. E loro, queste parti qua, è come se tirano giù l'abbondanza, sia abbiamo detto spirituale che materiale, dalla sfera che si chiama Dat. Dat è la consapevolezza. In pratica cosa vuol dire? Che in pratica tutto il timore, perché abbiamo detto che più vai giù più sono le gambe, quindi sono più i dinimi, i giudizi, tutte prendono dalla dat, vuol dire che prendono dalla consapevolezza. Questa è una piccola parentesi, non è scritto in Likutei Moran, l'abbiamo solo per aprire una parentesi un po'. Chi non ha capito va bene, puoi andare avanti o te lo risenti per capire com'è, se no puoi andare avanti. Non è come c'è scritto in Mishlei, As tavini rat Hashem, vuol dire as, allora capirai, vuol dire la traduzione letterale, però as, come si dice? Allora. Allora, che però vuol dire anche gematria 8, lascia stare che dalla Bina, vedate Elohim timza, vuol dire il nome Elohim, anche qua vuol dire che la dat, vuol dire la consapevolezza di Dio, che del nome Dio, che è il giudizio, capirai, perché in pratica c'è scritto che il nome di Dio rappresenta il giudizio anche, giusto? Come c'è scritto e Dio, di Dio avrai timore, c'è scritto e te lo chimirà, ok? C'è scritto di Dio avrai timore, ok? In pratica cosa vuol dire? Che in pratica in futuro troverai, lavorando su questo, troverai il timore collegato con la consapevolezza. Rabbi Nachman, noi adesso stiamo studiando una Torah un po' più, si dice più, piano piano, però Rabbi Nachman ogni cosa che ti spiega ti porta sempre come ci è arrivato. Adesso come ci è arrivato te lo dice a grandi linee per noi. Io sono stato a lezioni che ti possono aprire Likutei Moran su 3 libri, ti fanno concetti di Kabbalah dalla mattina alla sera, ok? Puoi stare un mese a parlare solo di 4 righe di Likutei Moran perché il rabbino ha detto così o non ha detto così. Noi non lo studiamo in quel modo perché stai studiando con uno che non sa niente, però io noi proviamo a tradurre, andiamo piano piano, un passo alla volta, vediamo cosa ci insegna rabbino. Dice Vikara dat ubalev, e la cosa fondamentale qua, dice un'altra cosa che non è da poco, la conoscenza Ikar vuol dire la vera conoscenza non è qua, ma è dov'è? Nel cuore. È nel cuore. Perché? Come c'è scritto in Dvarim, c'è scritto in Deuteronomio 29, Velo natan Hashem lachem lev ladat, vuol dire che Dio vi ha dato il cuore, e non ha dato a voi il cuore, se non il cuore ladat, per sapere. E noi lo diciamo sempre, nakon? Rashi, se vai a vedere là, ti dice che devi, cosa vuol dire il cuore per capire, per aver conoscenza, per capire quanto HaKadosh Baruch Hu fa del bene di continuo con noi, ok? Mamash Rashi sul Chumash lo dice Le'akir et chasdei HaKadosh Baruch Hu uleidabek bo, vuol dire di conoscere nel cuore quanto Dio fa del bene e di attaccarci a Lui. Questo è quello che dobbiamo arrivare a capire nel cuore. Quindi cosa vuol dire? Che la vera consapevolezza a cui dobbiamo arrivare è sapere che tutto quello che succede è una bontà che HaKadosh Baruch Hu ci fa, e sapere questa cosa qua non basta saperla nel cervello, bisogna tirarla giù, devi saperla nel cuore, non basta saperla col cervello, devi saperla nel cuore. Quindi praticamente per alzare, per giudicarti devi, cioè per alzare il timore devi giudicarti. Per giudicarti hai bisogno del dat, il vero dat, la vera consapevolezza sta nel cuore, giusto? Che tu hai già collegato con quello che abbiamo detto prima, però lui ancora non l'ha collegato. Qua dice in un altro modo, guarda le lettere, le parole più avanti, perché dice Aino sceglie da, vuol dire che una persona deve capire nel cuore di chi devi aver paura. Prima di iniziare a giudicarti devi sapere di chi devi aver paura, devi sapere di chi ho paura.
Ho paura che mi scoprono di quanto sono un bugiardo. Che lo sappia tutto il mondo che sono un bugiardo, che sono un falso, che non sono bravo. A me interessa che Dio sappia. Io devo avere paura di Dio. Io non devo aver paura. Ah, ma hai sentito che Johnny ha sentito cosa hai fatto? Ma a me interessa che Dio lo sappia. A me dispiace che Dio sappia quello che ho fatto. Scemi azorlano, dice, quindi la prima cosa è con il cervello portare al cuore di chi devo aver paura, di chi devo aver timore. Okay? Quando sai che devi aver timore di Dio, allora quando ti giudichi in un modo, cioè, in un modo diverso. D'accordo? È come quando succede qualcosa al lavoro, ah, non mi sono comportato bene. Puoi dire, sì, non mi sono comportato bene col mio socio, la prossima volta, sai, gli racconto una balla in un modo diverso, gliela giro così, gliela faccio così e puoi andare avanti. Ma nel momento in cui tu alla sera arrivi e dici, ah, non pensi, ah, mi ha beccato il mio socio, dico, ah, arrivo, non ce l'ho, tu mi hai beccato tu. Allora ti giudichi in un altro modo, la volta dopo non pensi di trovare un altro combino in modo che lui non te lo trovi, perché c'è scritto che Dio conosce il cuore delle persone. No, no, dire col cuore, guarda, ho sbagliato, ma cosa devo fare? Ho sbagliato, veramente ho sbagliato, ma mi hai messo tu qua. Oggi abbiamo visto che anche soltanto trovare un punto buono dentro di te puoi ballare e cantare 120 anni, perché ogni punto buono che hai fatto, adesso la parasha di questa settimana va era, diciamo, oggi c'è scritto, va era, Hashem, e che vorremmo me, voglio Hashem Petach Ha'Oel. C'è scritto che era seduto Avram e sono arrivati tre angeli. Sono arrivati tre angeli e Avram Avinu gli ha dato da mangiare, giusto? Ha preso un buon agnello, ha detto a sua moglie cucina qualcosa, gli ha fatto da mangiare. Adesso gli angeli erano a casa di Avram Avinu, vai da Avram Avinu, ti manda Dio, c'è scritto che sono arrivati tre angeli, uno è venuto a dirgli che avrebbe avuto, scusa, a dirgli che sarebbe guarito, a portargli la guarigione, giusto, dal fatto che ha fatto la Sì. circoncisione. L'altro gli è venuto a dire che avrebbe avuto un figlio, l'altro è venuto a distruggere Sodoma e Gomorra, ok? Sono venuti in tre. Peraltro a dire la notizia sarà, no? Dire la notizia a Sarah, dire a lui, a Sarah, che avrebbero avuto un Sì, sì, figlio. sì, sì. C'è scritto che loro hanno mangiato e soltanto il mangiare che hanno messo in bocca, sono angeli tra i più elevati che ci sono, l'hanno messo in bocca, ha bruciato in bocca, ok? Si è elevato subito e c'è scritto che l'ultimo di questi tre angeli non è riuscito a salire in cielo, tutti e tre non ce l'hanno fatta a salire soltanto perché hanno goduto del cibo a casa di Avram Avinu, che non era il cibo che facevo, che posso fare l'hamburger qua o una torta qua. È Avram Avinu, cioè è Abraham che ti fa da mangiare, vuol dire che mangi il mangiare e vedi solo Hashem. Hanno mangiato il mangiare di Avram e Sara e l'ultimo di loro è salito dopo 500 anni, una roba del genere, per annullare il boccone che ha mangiato, è sceso al tempo di Shimshon. Non so come si dice, Sansone in italiano. Al tempo di Shimshon c'è scritto che l'ultimo angelo è salito, non riusciva a salire perché l'ha reso materiale. Quindi immaginati, ma HaKadosh Baruch Hu non lo sa cosa vuol dire vivere in sto mondo? Sai cosa noi sai quanto abbiamo mangiato, quanto abbiamo bevuto, quanto siamo attaccati alle robe di sto mondo? E comunque vada, tu Baruch Hashem ti siedi e studi Torah, mettiti lì, mangi kasher, fai una bracha, sai cosa vuol dire fare una bracha? Vuol dire che ti stai attaccando al senza fine. Ogni cosa vale un botto, ogni cosa piccola. Una persona che pensa così si rende conto: io oggi non ho paura di Dio e ho paura degli arabi, dell'Irano, non lo so, ognuno delle paure che ha. Perché ho paura di quello? Sai quanto ho mangiato? Sai quanto sono attaccato ai piaceri di sto mondo? Tutti noi cerchiamo i piaceri, vogliamo il godimento. Quando una persona si rende conto che è quello che ho corso, quanto tempo perdiamo dietro? Una persona può vivere tutta la vita, ah, perché mi hanno venduto un sogno che se ho la Ferrari sono felice. Lavorato, non so quanto costa neanche una Ferrari, lavori una vita, arrivi a Ferrari e non sei felice. Ma mi hanno fregato. A chi posso mandare una lettera? Dire, oh, mandami indietro il tempo che ho bruciato per correre dietro a un sogno. La vera felicità, ti dice il Rabbeinu, che è star con HaKadosh Baruch Hu, è star con la tua spiritualità, dare da mangiare alla tua anima. Allora, qua quello che ti dice, dobbiamo avere timore veramente di Dio quanto è grande. D'accordo?
questo timore, ti ricordi che abbiamo parlato l'altra settimana, quando, era l'altra settimana o 2 settimane fa quando abbiamo studiato, che dicevamo che ci sono 2 tipi di paura, la paura di prendere una mazzata oppure la video che tirata come muta, e dice, è avere paura di Dio enorme, la grandezza di Dio, questa si chiama irata Rome Mut, vuol dire la paura della sua grandezza, ok? Sì. Cosa vuol dire? Che una persona pian piano si rende conto di quanto è grande, di quante cose può fare lui e quante cose dipendono da lui. È quello dove dovremmo arrivare, ok? Cos'è la differenza tra irata Rome Mut e l'altro? Irata Rome Mut, abbiamo detto, irata Rome Mut è quando hai paura della grandezza di Dio, invece l'altra è irata One, c'è la paura di ricevere una mazzata, come abbiamo detto quando sì. Un bambino col padre, o può essere tu con la moglie, o tutte cose del genere. Puoi dire, guarda, io adesso, facciamo l'esempio l'altra volta, guarda, io ho una moglie, dici, ma non vado con un'altra donna, non guardo un'altra donna, per fare esempi un po' estremi, perché ho paura che se mi becca mia moglie mi butta dalla finestra, o mi lascia, mi butta fuori casa, non lo so. Questo vuol dire aver paura del castigo. Oppure puoi dire, guarda, io non voglio guardare un'altra donna, oppure non voglio toccare un'altra, non voglio fare altre cose, non voglio... Perché? Perché non voglio perdere il rapporto con lei, che ho con lei. Non mi manda fuori, non ho paura della punizione, che può essere che anche la punizione non è piacevole, ovviamente non è piacevole, ma non è quello che mi blocca dal non farlo. La cosa che mi blocca è perché so quanto mi vuole bene, quanto io le voglio bene, quanto sto bene con lei, quanto abbiamo un buon rapporto e quanto potrei perdere dal rapporto. E chi me lo dà quel rapporto? Come faccio a ricostruirlo dopo quel rapporto? E così noi ogni volta che mangiamo un po' di troppo, o che mangiamo in generale, però anche che mangiamo un po' di troppo, o anche che fai un peccato, che ti perdi dietro un piacere o dietro all'altro, perdi un po' del rapporto che hai con lui. E noi non lo facciamo perché dici, perché se no... No, io non voglio perdere quello che ho guadagnato con te, almeno in particolare, almeno io quando ho iniziato a tornare da Ciuva, non avevo sta roba qua, hai paura, che vai all'inferno. No, con quello che ho fatto, vabbè, mi sa che mi mandano anche se ho la barba e le peotta, scemi Azor. Adesso io mi sento che sono vicino a lui, non voglio perdere sta roba. E ogni volta che fai una mitzvah, ogni volta che fai un precetto positivo, che aiuti qualcuno, che fai qualcosa di buono, sei vicino a lui, anche se hai la sensazione, no, devo fare di più, perché vuoi fare di più? Perché dici, no, non mi basta, voglio fare di più. L'abbiamo detto prima, le persone che sono scese in questo mondo, la cosa più normale del mondo è non fare niente di spirituale. Il corpo di una persona che scende in questo mondo, la cosa più normale del mondo è cercare gli onori che gli fanno cavò, cercare i piaceri delle donne, cercare i piaceri, qualsiasi cosa, piacere del mangiare, la cosa più normale. Tu che non fai, che non corri dietro questa cosa qua, può essere che tutto il giorno ci corri, un minuto non ci corri dietro, vai, è una roba che è, no, sei fuori. E come dice Rabbi Nachman, chi è lontano dalla verità e vede qualcuno nella verità pensa che è un pazzo. Così scrive Rabbi Nachman, a 6 anni ha scritto Sefer Amidot, è un pazzo. Ma veramente ha ragione, un pazzo. Ma sciamati, perdi una roba. Poi noi nella società occidentale, come siamo cresciuti noi, ti dicono, ma ti perdi la possibilità di godere. Ma ogni lasciata è persa, ti dicono, no? Ogni lasciata è persa, sì. Ma ti puoi perdere, adesso ti arriva una, ma sei scemo, ma occhio non vede, cuore non duole, si diceva, no? Ma se nessuno lo sa, qual è il problema? No, io ho paura di perdere il mio contatto con lui, il mio rapporto con lui. Come faccio poi? Arrivo al tempio, vado a pregare, vado a parlare con lui, se mi sento uno schifo. Io non voglio perdere sta roba. E questa si chiama irata Rome Mut, non vogliamo perderla, ok? Lasciamo avanti Rabbeinu qua, anche come si dice, parla che ci sono 2 psukim, saltiamo la spiegazione, però andiamo avanti nella parte Dalet. C'è scritto che dice, ma chi ha le prina dat, vuol dire che quando una persona arriva a avere consapevolezza, Zohe la sagata Torah, vuol dire che riesce a infilarsi nel cervello la Torah, riesce a capire la Torah. Come c'è scritto? Ani chokhmah
Shachanta, Shachanti Arma, non so cosa vuol dire. Qua lo spiega Rabbeinu, dice che la Torah in pratica sta in chi ha consapevolezza. La Torah non è considerata soltanto la Torah Bereshit, Bara, Genesi fino a Deuteronomio, Esodo, ma è considerata insegnamenti molto elevati. Rabbeinu, ogni insegnamento di Rabbeinu, infatti si chiama Torah 15. Torah vuol dire insegnamento. Quindi una persona che ha consapevolezza inizia a captare degli insegnamenti. Chi non ha cervello, gli puoi raccontare la Torah che vuoi, ma entra di qua, esce di là. Asqua ti dice, quando una persona riesce ad avere la dat, cosa vuol dire? La consapevolezza, cosa vuol dire? Che devi avere paura di chi? Di Dio. Allora puoi iniziare a tirare giù la Torah, ok? Perché la Torah è chiamata Chokmah, intelligenza. Abbiamo detto prima che abbiamo Chokmah, Binah e Dat, giusto? Sì. E quindi la Chokmah, adesso giusto per fare un piccolo accenno, sempre sono le sfirot più elevate, abbiamo detto che lì non è quello di cui noi ci focalizziamo, però la Chokmah è l'intelligenza, e la parte sinistra è la Binah, è la costruttività, e l'accoppiamento dei due stanno allo stesso livello, uno a parte destra la Chokmah, la parte sinistra è la Binah, la costruttività, e dalla loro unione esce la Dat, la consapevolezza. Facciamo un esempio pratico. Una persona ha un'idea, voglio fare la casa, è la parte maschile che c'è dentro ognuno di noi, è l'idea, ok, voglio fare l'idea, voglio fare una casa, la voglio fare qua, hai l'idea geniale, l'architetto gli è venuta l'idea. L'idea è soltanto nella Chokmah, vuol dire che non ha ancora un corpo l'idea, è soltanto in aria. Adesso deve passare tramite la donna, che è cos'è la costruttività. La costruttività gli dice, pensavi di farlo così, come fai a fare una stanza qua se non metti due pali che tengono sul muro, ma crolla tutto, giusto? Va, vuoi fare la stanza vicino al mare, vai, ma dove la vuoi fare tu non va bene perché ci sono gli tsunami, non so. Per dirti, la parte femminile cos'è? La costruttività, che ti dice che la costruttività, per tornare a quello che dicevamo prima, è il din, vuol dire che è il giudizio. Perché il giudizio? Perché dice, fermati qua. Boccia le cose. Sì, ma, no, ma no, non è una cosa negativa. Vedi qua abbiamo il bicchiere. Bicchiere in ebraico ha lo stesso valore numerico della parola Elohim, giusto? 86. Elohim, abbiamo detto prima che Elohim, infatti quando noi fumavamo non sceneravamo nel bicchiere, perché dicevamo, ma non è bello scenerare nel cosche, Gematria Elohim, giusto? Ha lo stesso valore numerico. Allora non sceneravamo nel bicchiere. Però per dire, adesso non fumo più, paura, c'è meglio. A Valle c'era chi diceva, no, è come se fai l'incenso, per Dio. E come dicevamo prima, quando uno vuole fare qualcosa nel cuore, poi manda le informazioni che vuole lui al cervello, e poi il cervello... Comunque, il bicchiere ha il valore numerico di il valore numerico di Elohim, che vuol dire giudizio, che è 86. Adesso guarda come è fatto il bicchiere. Il bicchiere ha questi lati, ok? I lati, e il bicchiere è uno degli esempi addirittura in tutti i recipienti, anche di Kabbalah. Una volta ero in una lezione, ti dico la verità, non ho capito niente, però dicevano la luce primordiale di cosa erano fatte le pareti, da dove è iniziato a scendere. Ma io riguardavo come erano degli alieni, e andavo tutte le settimane perché era vicino a casa un Rav grande, e Rav Guy era lì al shiur, l'ho conosciuto lì, almeno è uscito qualcosa di buono da là, che sono diventato amico del Rav Guy. Però addirittura nella Kabbalah ti spiegano la luce primordiale nel bicchiere, nel canale, non è un bicchiere perché è un zinor, è un tubo, di cosa sono fatti le pareti e di cosa è fatto il bordo. Perché è così importante? Perché il bordo o le pareti di un bicchiere sono il giudizio. Perché in pratica tu se non hai i bordi nel bicchiere, metti l'acqua, cosa succede? Giusto? Invece nel momento in cui tu hai i lati del bicchiere, metti l'acqua e il bicchiere cosa dice? Il lato del bicchiere dice all'acqua, fino a qua. Quindi cosa sta facendo il lato? Sta facendo giudizio, giusto? Sta dicendo all'acqua, da qui in poi non puoi più andare. Adesso se tu non hai cervello dici, ma come non posso andare? Fammi andare, voglio uscire, voglio andare. No, non puoi andare per il tuo bene. Perché se io non ti blocco adesso,
nessuno ti può bere, ti spargi ovunque, cadi per terra, ti asciugano e ti buttano fuori. Invece adesso Baruch Hashem può entrare nel bicchiere, può essere bevuta, ti innalzano a livello da acqua, diventi vivo, vai a far parte del corpo di una persona. La donna è fino a giudizio. Il giudizio, Bidiuk. Infatti se tu vedi un uomo... È l'idea iniziale dell'uomo. O da Pame, la parte maschile e femminile, può essere che in una coppia è così, sì. Però per quello che ti dicono ogni volta che hai un'idea, una cosa, di la tua moglie, dici, ah ma mia moglie non sa niente, non fa il mio lavoro, fa... no, lei ha la costruttività, vede ogni cosa da un altro punto di vista, ed è la costruttività, però da lì, allora viene chiamato, è l'inizio del din, è l'inizio del giudizio, perché quando uno ha il pensiero, è libero totalmente, una persona, un creativo, non puoi. Se tu conosci qualche persona che è creativa, non gli puoi dire no, fammelo entro sto giorno, fammelo qua, fammelo lì. No, lui, se vuoi un creativo bravo, ok, ci penso, te lo dico, deve essere totalmente libero, ok? Poi dopo che ti ha tirato giù l'idea, allora puoi modellarla, ma l'idea in sé deve arrivare da là. E quindi anche così è in tutte le cose scendono con quest'ordine. Prima è un'idea, poi scende, e poi ci sono persone che poi diventano un po' più... devono prima capire le cose, c'è chi le capisce prima dal chesed, dalla bontà, e poi va avanti tutta la linea, come si dice... Per fare un esempio, quando poi si uniscono l'intelligenza con la costruttività, esce la dat è la consapevolezza, la parte che abbiamo dietro, ok? Quindi la consapevolezza è l'accoppiamento tra l'intelligenza con la costruttività. Allora da là inizia a tirar giù tutto. Cosa vuol dire? Che dopo hai capito come fare la casa e il progetto, inizia a dire, ok, facciamo chesed. Cosa vuol dire? Cerchiamo di essere un po' più large, per esempio. Chesed è bontà. Cerchiamo di essere un po' più large su quello che voglio spendere. Non so, faccio un parquet un po' più bello, piuttosto che quello. Però poi dall'altra parte dici, c'è la gvura, dice, che va in linea con la parte sinistra. Dice, ma cosa vuoi fare? Se fai così, poi il parcheggio non lo puoi fare, vedi? E così via, e così scende ogni cosa, ok? Ed è senza fine, tutto scende tramite queste 10 sfirot, ok? Asashav, la Binà, che è la donna, è considerata la mamma, è considerata anche la Tshuva, quindi il ritorno a lei, alla costruttività, alla Binà, ed è anche considerata la felicità. Infatti un uomo senza donna non può essere, non è mai felice, c'è scritto così. Vi ho detto che Rabbi Nachman, quando è mancata sua moglie, ha avuto una moglie che è mancata, e quando è mancata sua moglie, è uscito dal cimitero, e ha detto, guarda, fosse per me, perché la Halakha dice che non puoi sposarti subito, però lui ha detto, io la regola, e allora lui ha detto, fosse per me mi sposerei subito adesso, e gli ha chiesto, ma come, Rebbe? E lui ha detto, sì, perché c'è scritto nella Torah, lo tov adam liot levado, non è buono per un uomo di rimanere solo. Io non voglio rimanere, non voglio essere non buono neanche per un istante. Non voglio essere non buono. Lui sentiva sta roba qua che non era non buono. Perché una persona non riesce a essere buono finché non ha il suo completamento. Il suo completamento è la costruttività. Quando hai la costruttività, la chokmah con la costruttività, allora puoi tirare giù. La stessa cosa anche per una donna. Quindi è molto importante di sposarsi e non fare troppo i pignolini qua, di là, vai, chiudi. Bezrat Hashem. C'è scritto appunto come qua ti dice come si dice, allora torniamo a dire che l'intelligenza dice che la Torah la puoi dare soltanto a persone che hanno cervello, non puoi dare l'intelligenza a una persona, ma come noi, non puoi venire a Einstein se si sedeva con me a parlare di matematica, ma non ho capito, potevo stare una lezione 6 ore, come ti facevo prima l'esempio del Kabbalah, adesso mi ricordo soltanto che hanno detto di cosa parlavano lì, ma capito, l'intelligenza la dai agli intelligenti, ok? Avaliesh Shnei Prinot Torah, dice che sono due tipi di Torah, dice Rabbeinu. Due radici della Torah. Yesh prinat nigle, vuol dire c'è una Torah che è rivelata, ok? E c'è invece una Torah che si chiama Nistar, che è nascosta. Faccio un esempio che una volta io l'ho visto per caso, abbiamo aperto lo Zohar e abbiamo visto che parlava della Via Lattea, piuttosto un'altra volta dice, parla che c'è una come una via con una marea di stelle, che è la Via Lattea. Che chiamata
E la cosa fantastica dice che ogni giorno illumina una di quelle stelle secondo l'anno, il giorno fa, che ha un'energia e influiscono sul nostro mondo. Oppure ti dice nello Zohar, abbiamo visto una volta che dice che il mondo è tondo e che a volte ci sono persone che dormono quando qua è buio e luce da un'altra parte. Adesso tu dici, vabbè, dai, una cavolata, fratello, bella lì. No, stiamo parlando di quanto? 2500 anni fa? Galileo l'hanno messo molti anni dopo, l'hanno messo in galera perché diceva una cosa del genere in Italia, giusto? Perché credevano che la terra era piatta. E quindi vedi che ci sono dei livelli nella Torah, quella nascosta, che ancora noi non possiamo capire. Lo capiremo con l'andare avanti nel tempo, più tiriamo su l'intelligenza. Bezrat Hashem, speriamo, quello è quello che vogliamo. Noi non vogliamo vivere in un periodo di guerra, perché Rabbi Nachman dice che soltanto per secondo quanta pace c'è nel mondo possiamo tirare giù Emunà, più a livello più elevato. Quindi il nostro interesse è veramente che ci sia la pace. Perché? Non vogliamo la pace perché almeno posso comprarmi la casa con la piscina. No, non è quello il nostro scopo. Noi vogliamo la pace in modo che possiamo studiare più Torah, metterci ancora più intelligenza, in modo che possiamo rivelare altri aspetti della Torah che fino ad oggi non sono mai stati rivelati. Il nostro lavoro è rivelare strati su strati su strati di Torah. Sentivo un Rav bello, che diceva... credo Rousseau in Francia aveva scritto, stiamo parlando non so quanti anni fa, non so di quando era, in università francese, diceva che fin quando gli ebrei non avranno il loro stato, con le loro università, con le loro scuole, non sapremo mai veramente il loro pensiero, perché tutto quello che dicono fino ad oggi hanno paura di quello che dice il mondo, hanno paura dei pogrom, guarda cosa è successo. Allucinante, cioè, sembra di essere tornati indietro, non ti dico, non lo so, noi non abbiamo vissuto l'epoca nazista, ma è uguale, fratello. Cioè, hai visto in Russia, è arrivato un aereo da Israele, cioè, un pogrom, cioè, cosa deve succedere di più? E dicono a noi che siamo noi nazisti, non lo so, c'erano due che inneggiavano a Hamas, sono stati arrestati, li ha liberati il giudice, sai come si chiamava il giudice israeliano che li ha liberati, che ha detto basta, c'ha anche ragione, dopo 3 giorni dentro non hanno fatto niente di grave, li ha liberati. Ma capito, chi è che hanno imprigionato? No, hanno imprigionato 3 persone che hanno inneggiato a Hamas. Evidentemente poi si sono scusati, non lo faranno più, ma me lo auguro, fratello, però dopo 3 giorni gli hanno detto che potete tornare a casa. Il giudice si chiama israeliano, si chiama Arafat, fratello, di cognome, cioè, quindi siamo in Israele, cioè il giudice si chiama Arafat, che dire a noi che siamo anti-arabi, è una cavolata, cioè, proprio è come se il mondo è impazzito e tu provi a spiegarlo, ma come fai a spiegarlo? Come diceva adesso, non puoi, l'intelligenza la puoi dare agli intelligenti. Cioè la Torah la puoi dare a chi ha il cervello, se no è come dare a un bambino un libro. Non so cosa dirti, dispiace perché a volte siamo anche noi che crediamo che il mondo si sia evoluto come a livelli diversi. Secondo me si è evoluto perché grazie a Dio ci sono tante persone che dicono ma siete fuori, però ancora tanta gente c'è, veramente... Poi sai, noi, Baruch Hashem, visto che mettiamo le robe su YouTube, c'è gente che mi scrive delle robe, la maggior parte, grazie a Dio, scrive robe bellissime e tutto, non facciamo una tragedia, vede? Però c'è gente proprio che ti dice delle robe che sembra, non so, sembra che ti devo dire, fratello, non so, mi sembra da pazzi, ti dico la verità, cioè ci sono gli arabi israeliani che sono scioccati di quello che hanno fatto, gli arabi israeliani dicono questo non è l'Islam, arabi palestinesi che vivono in Israele e ti arrivano sti qua, sai, quelli che sanno tutti in Italia, che vanno in televisione, iniziano a parlare di Israele, gli intellettuali, ma fratello, gli arabi israeliani danno da mangiare ai soldati, i beduini musulmani hanno detto dobbiamo non puoi parlare con sta gente, elimina dopo quello che hanno fatto, e la gente ti dice ancora no, non dovete fermare. Ha messo un bambino nel forno, fratello, vivo, davanti alla madre.
Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, come fai a parlare con sta gente? Ti vengono a dire a te, noi non dormiamo la notte dai pensieri che abbiamo. Tutti, non ce n'è uno che non conosce qualcuno che o è morto o che è rapito, o che. Ma lo viviamo tutti. La gente viene e ti parla così. Ci ha messo i figli nel forno, fratello. Ma se era in Italia, io come sono cresciuto io in Piazza Vetra a Milano? La bomba atomica mandavo, e se la Turchia diceva no, la mandavo anche lì, non me ne fregava niente. Cioè, o io o tu, cioè, porto con me, tiro giù tutto il mondo, non me ne frega niente. E invece no, questi ancora, noi entriamo, spostatevi nella parte sud. Io sono scioccato io per gli israeliani che vivono, ti dico la verità, sono con la cavolo, bravissimi, bravissimi. Non esiste un Come militare nel. volantini di come I comportarsi volantini, quando entri. lascia ancora adesso, lasciate la zona perché stiamo entrando. Ma dove vai? Questi intanto si nascondono sotto gli ospedali. Sono usciti video su video. Secondo me dicono 8.000 morti, ma non è vero. Vedi i sacchi dei morti che si muovono. Ma dai, ma fratello, ma c'è, cioè, ma uno come fa? E poi invece ti dicono, guarda, ha messo i bambini. No, non l'abbiamo visto. Ci sono i video delle loro body cam, non le fa vedere Israele per rispetto. Ha fatto vedere a 200 giornalisti. Ti dico, questo qua, uno si è messo a piangere l'altro giorno di Isacca, si è messo a piangere, ha detto io ho visto il video di questo qua che ha messo il bambino nel forno, hanno acceso il forno, l'abbiamo trovato noi 2 ore dopo, cotto il bambino, il padre l'ha legato, gli hanno sparato in testa e hanno stuprato prima hanno stuprato la madre davanti al coso. Tutto questo in casa, chi aveva il bambino neonato? Marcia, puoi parlare con sta gente? E intanto chiama a casa e dice, oh bellissimo, non sai cosa abbiamo fatto. Cosa ti devo dire? Il mondo non capisce, sai cosa? C'è quel video lì, dice, ma pigliate, embaia. Sai cosa? Noi mettiamo un bel muro, finiamo sta roba qua, prendeteli, embaia, vediamo quando li avrete da voi. Cosa possiamo fare? Successo. Asvomera, hai bisogno del cervello, come si dice, e però abbiamo bisogno del cervello più elevato perché ci sono diverse Torah, c'è un insegnamento che è esplicito, che è aperto davanti agli occhi, invece c'è uno che dice, Aval, Prinat, vuol dire che c'è una tiranistar, dice la Torah quella nascosta, quello che impariamo dentro la Torah lo capiremo soltanto in futuro, soltanto la Tid Lavo, vuol dire nel futuro che verrà, perché in questo mondo. Dice in Aval Bezaolam perché in questo mondo puoi ricevere la Torah quella nascosta soltanto in un modo, facendo la tfilah, vuol dire facendo la preghiera nel modo che è Mesirut Nefesh. Io non so come si dice Mesirut Nefesh in italiano. Non so se Mesirut Nefesh quando uno dà l'anima, vuol dire che è pronto a dare la vita per quello. sacrificio. Si sacrifica, Bidiuk. In pratica però dice che devi fare la preghiera totalmente sacrificata. Cosa vuol dire? Vediamo, ce lo spiega lui. Dice che in pratica velat filah, ti dice anche come fai ad arrivare a questo livello di preghiera, che sei pronto a dare la tua anima, che quando preghi dici Ribono Sheolam, una persona è pronta a dare l'anima per la tfilah che sta facendo, per la preghiera. Dice come fai ad arrivare a dare l'anima? Capito? Come fai? Allora abbiamo detto che la Torah nascosta la puoi prendere soltanto se arrivi al livello che puoi pregare dando tutto te stesso, dando tutta la tua anima, ok? Aval, come fai ad arrivarci a quello? Soltanto se hai studiato la Torah, quella esplicita, quella chiara, quella che hai davanti agli occhi, Niglè, ok? Dice, Betfilah, Zochim Aliyedei Torah Shei Beniglè, chi ha Torah Shei Beniglè, perché dice che la Torah, quella che è rilevata, che è rivelata, ha la stessa radice come il Sinai. Il Sinai è il monte da dove abbiamo ricevuto la Torah, come hanno detto i nostri saggi. Dicono Ibrahim, Maseret Brachot, a pagina Samech Dalet, alla fine c'è scritto Sinai ve Oker Arim e Minayu Adif. Al minai badi. Cosa vuol dire? Che la Meglio Gemara chiuto chiede. io. Ma Taomeo? Meglio chiuto io. Bidiuk, da dove è Poi meglio metto studiare la più. Torah? E continuo a rimanere fitto. Che vuol dire è meglio studiare tanta Torah che si chiama come Sinai perché abbiamo detto che il monte Sinai è il monte dove è sceso la Torah però non ha la forza di rinnovare, ok? Sì, diciamo è tutto piatto, tutto più È tutto easy. piatto, Quantità però. Bidio.
dice scivoli, hanno risposto, dice com'è, è meglio che studiamo come il Monte Sinai che è tutto piatto e noi prendiamo tutta la Torah là, però non se. Dice scivoli, hanno risposto una Gemara, gli hanno detto Sinai Adifa. Cosa vuol dire? Chi ha col tzrichim le mare chitaia, vuol dire è meglio studiare tanta Torah esplicita, vuol dire che è rivelata di Dio, piuttosto che studiare la Torah quella nascosta. Perché? Dice che a col tzrichim le mare chitaia, vuol dire come tutti hanno bisogno della chita, come si dice, no? del grano, ok? Tutti ce ne hanno bisogno, infatti hanno bisogno del grano anche, però hanno tutti bisogno di mangiare, d'accordo? Anche quindi nello stesso modo come tutti hanno bisogno del grano, allo stesso modo anche su quello che stiamo parlando, anche ogni persona ha bisogno di studiare quello che è chiamato Sinai, vuol dire che è la Torah quella esplicita, ok? E anche chi sale sulle montagne più alte, che abbiamo detto che è il tipo di studio diverso, ok? Prima deve studiare da Sinai. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti hanno bisogno del grano e quindi è meglio studiare, diciamo, in quantità piuttosto che qualità. Non in quantità, nella parte bassa, il Sinai è dove abbiamo ricevuto la Torah esplicita, ok? Però non è un monte alto. Ok? E invece dice, allora cos'è? È meglio studiare la Torah come il Sinai oppure come l'Everest? No, come il Sinai. Ma l'Everest è una montagna altissima, fammi scalare l'Everest, voglio studiare la Torah più elevata. No, tutti hanno bisogno del grano. Cosa vuol dire? Che tutti hanno bisogno del Sinai. Tutti hanno bisogno di studiare la Torah, quella esplicita, quella che è stata rivelata. Poi se vuoi superare le montagne, bravo, vai a superare le montagne, però prima devi saper superare... Quindi tu dici che Sinai e Okerarim sarebbe non Kiyutoyun, ma... Non Kiyutoyun, diciamo, Torah alta o Torah... Kabbalah, piuttosto che... Esatto, o Torah semplice, quella rivelata. E dice, Torah shebenigle a kol tzrichin, dice, la Torah quella che è rilevata, tutti ce l'hanno bisogno, ok? Perché tutto il mondo l'ha bisogno, quindi devi studiare, perché, come diciamo, noi non è che studiamo per diventare i sapientini clen clen. Il nostro scopo di studiare è per poter aiutarci e aiutare gli altri. Una persona viene, ha bisogno di questo o quello, gli dai le risposte, per diventare il Rav, non devi studiare le sughiot, devi studiare le halachot e gli yom yom, se hai il mangiare sulla plata di Shabbat, cosa devi fare, sono le sughiot quelle che la gente ha bisogno, zema shetzarir, ok? Dice, ava la Torah shebenistar, zeirini nun de tzrichin la, la Torah invece quella nascosta, ok? Sono in pochi quelli che ne hanno bisogno. Adesso è super mega figo. È più che quello, tutti, sia i Mekubalim che i Hasidim, ti dicono che questa è la generazione che ha bisogno di quello. E vedi anche Rabbeno, tutta la Hasidut è prendere la Torah nascosta e mettertela in pillole. Il lavoro della Hasidut. Che l'ha bisogno in questa generazione, non ho capito. È la Hasidut, è la Torah quella più elevata. Io guardo di cosa ti sta parlando adesso. Sì, parlando. Sì, sì. Aval, perché te la mette giù in pillole, Rabbeno? Te la mette in pillola, non te la mette come una matematica. C'è chi studia Kabbalah, che è come una scienza. Ci sono persone che studiano in Israele Kabbalah che non sono per niente religiosi. Per niente non lo so, però non così religiosi. Invece il Rabbeno vuole connettere tutto con le Emunà, ovviamente, perché sennò che senso ha? Ma perché questo è quello che ci connette più in questa generazione di più rispetto a un Agmarà, piuttosto che alle cose, diciamo, più basi? Il mondo è diventato più intelligente, il nostro livello è sempre più sempre più elevato. E come ti stavo dicendo prima, forse non ho finito di dirti, dicevo che nello Zohar c'è scritto che la tonda è tonda, lo dicevamo, la terra è tonda. 100 anni fa ti avrebbero detto che eri un pazzo, ma la terra è tonda 200 anni fa, non un po' di più, non mi ricordo quando hanno. Appunto, quindi adesso che le cose sono così, adesso devi fare l'upgrade, adesso è un lavoro di upgrade da fare. È un lavoro di upgrade, e anche il fatto che siamo venuti a vivere in Israele, è anche un upgrade della Torah enorme.
Nel senso che adesso ci possono essere persone che vivono dal giorno alla notte solo di Torah e non gliene frega niente, di nessun'altra cosa. In che altro paese potevi farlo? È difficile farlo, lo potevano fare uno o due persone. Oggi ci sono intere città o intere quartieri che tutti studiano e basta. Quindi cosa succede? Che alzi il livello di tutto. Alzando il livello di tutto, alzi il livello del Sinai e adesso inizia a essere il livello più alto. Diceva la Torah ci beni star, comunque se alzi il livello anche del Sinai, anche la Torah nascosta, il suo livello diventa ancora più elevato e così via, giusto? Perché è tutto senza fine. Diceva la Torah ci beni star, vuol dire che sono in pochi quelli che ne hanno bisogno, ubeprinat Sinai, ubeprinat shiflut. E il Sinai, allora anche quello c'è da dire, che il Sinai, abbiamo detto che sì, è la Torah quella a livello più basso, tra virgolette, quella rivelata, però rappresenta anche l'umiltà. Come hanno detto i nostri saggi, Nachon, Maser Sotah, a nome di Rabbi Yosef, c'è scritto, She Enia HaKadosh Baruch Hu Uko Larim Velo Natana Torah Ela Lar Sinai, vuol dire che ha passato tutti i monti e ha dato la Torah solo sul monte Sinai, che era quello più piccolo, più umile. Non era neanche il più piccolo, perché se uno dice il più piccolo, anche lì non è umile. Giusto, come a volte uno viene e dice, che è? Dice, io sono il più. Dice, ah no, io sono il peggiore di tutte le persone. No, anche quello è ego. Sei il più, Ken, il peggiore, no? Non sono niente, no, è una via di mezzo. E ti dice qua, i nostri saggi hanno detto che come si dice, che la tfilà, la preghiera che viene detto col cuore abbattuto, con il cuore infranto. Oggi hanno fatto vedere, aspetta che metto il computer in carica, se no salta. Hanno fatto vedere il video della madre, aspetta che... Pazzesco, che è arrivata, che è tornata la figlia. Che non ho visto il video che è tornata la figlia, cioè ho visto che è tornata la figlia, che l'hanno trovata ieri. Era una delle soldatesse rapite e ha fatto tipo giovedì sera o venerdì, giovedì sera ha fatto una... Ah, l'hai vista quella? Pazzesco. E lei piangeva, mamma, c'è una preghiera proprio, è quella che ha ricevuto la figlia a casa, mettimi mood, così, con semplicità, con umiltà, parlare con Dio, Dio non, ti prego non mi lasciare, altarzevoti, gli ha detto, non mi deludere, ha detto, ti prego, col cuore in mano, fratello, ma magari che preghiamo così, se HaKadosh Baruch Hu vuole la tfilà con umiltà, Mamash, questo è ricevi la Torah. Quando una persona prega in questo modo, riceve la Torah. Asomer, fermiamoci qua perché siamo arrivati al Hey. Sì. Asbezrat Hashem, come si dice, quello che possiamo fare in questi giorni, Mamash, è di rafforzarci in quello. Oggi Rav ha detto di leggere i Teilim. Allora, uno non riesce a leggere tutto il libro dei Teilim in un giorno, dividilo con la famiglia. C'è un sito che si chiama Teilim Yachad, noi l'abbiamo tradotto in italiano. Nel senso che ovvio, l'abbiamo fatto, c'è anche in italiano per chi è, tu puoi aprire un libro, dire io voglio aprire un libro per la riuscita di questo, per quello, e ti apri un libro, ogni volta che vuoi vai sul link e ti dà un salmo da leggere, chi non sa l'ebraico può andare, gli danno il numero se lo va a vedere sui libri, se lo legge in italiano, così pian piano finisci un libro una volta, un libro un'altra volta. Noi l'abbiamo fatto qua in famiglia tutti i giorni, non tutti i giorni, però proviamo tutti i giorni, Baruch Hashem, a finire un libro. E ce lo dividiamo, sai, ognuno, Baruch Hashem, le mie figlie leggono veloce, facciamo un'ora ogni giorno, 40 minuti, così ci mettiamo lì, tac, va, prendi, vai, io leggo questo. A loro piacciono col cellulare, allora mi dicono leggi questo, fanno ok, allora mi danno la lista e io me le leggo sul libro. Il punto di leggere i Teilim, leggere tanti Teilim, che questo è quello che può aiutare più di tutto, Bezrat Hashem, che quello che abbiamo studiato sia l'Hatzlacha, la buona riuscita di Am Israel, che tutti soldati e le persone che sono state rapite tornano a casa
e che tutti i malati si alzino subito senza niente, e che finisca la guerra in generale, non solo con noi, ma in tutto il mondo, finisca la guerra e che possiamo portare il Mashiach, Bezrat Hashem, il più presto possibile. Amen.